Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. Contemplare. Non è verbo da dedicare a Dio, ma a ciò che Dio ha creato. Mi piace avere gli occhi consumati dietro a un'alba o un filo d'erba. Mi incanto a rimirar la mano perfetta di un bimbo. Mi emoziono ad ascoltare le storie di vita. È questo, contemplare? Una paura, una sola. Oggi voglio provare a toccare, mettendoci amore e cura. Non sarà un regalo alla paura, ma a me. Laudato sì, mio Signore, con tutte le tue creature. Chi non conosce questa magnifica poesia, anzi questa magnifica preghiera, che Francesco di Assisi scrive anzitutto a Dio come colui che è l'autore di tutte le bellezze che possiamo contemplare, il cielo, la luna, le stelle, chiamandoli addirittura con una certa familiarità, sorelle, fratelle, addirittura madre la terra. Ecco, Francesco di Assisi scrive questa bellissima preghiera che tutti conosciamo non in un momento facile della sua vita, bello, ma in un momento molto difficile. Francesco scrive questa preghiera al termine della sua vita, quando era profondamente malato e provato da tante tentazioni, ma soprattutto la particolarità che pochi conoscono è che Francesco di Assisi scrive il cantico di Frate Sole quando era cieco. Eppure Francesco ci vedeva molto bene, perché forse aveva smesso di vedere con gli occhi, ma aveva imparato a vedere con gli occhi del cuore. Non basta osservare, non basta vedere, bisogna contemplare, bisogna ritornare ad aprire anzitutto gli occhi del cuore, perché si guarda con gli occhi, sì, ma si contempla soprattutto con gli occhi del cuore. Contemplare. Questa parola deriva dal latino contemplum, cioè gli antichi romani con un bastone tracciavano una porzione di cielo e nel passaggio degli uccelli potevano trarre un presagio di buon auspicio per chi incontravano sulla loro strada. Allora ecco che cosa significa contemplare. Tracciare una porzione di cielo e metterla dentro di noi, non solo osservarla, ma far sì che l'infinito sia dentro ciascuno di noi, che siamo finiti, e renderci davvero uniti a questa bellezza che è infinita. Però occorre fermarsi per osservare, per vedere, ancora di più, per contemplare bisogna fermarsi, occorre non andare di fretta. Occorre cogliere quelle piccole cose, quei piccoli miracoli che sono alla portata di tutti. Tutti possiamo ritornare a vedere con gli occhi del cuore. Allora impariamo ancora una volta ad aprire il nostro cuore alla vita, alle meraviglie, a stupirci, a meravigliarci, forse come lo farebbero i bambini, senza filtri. Impariamo ancora una volta, passo dopo passo, ad osservare, a portare la bellezza dentro ciascuno di noi. E Francesco di Assisi ancora una volta ce lo insegna, che forse si possono contemplare non solo le bellezze, ma anche i propri momenti difficili, le proprie ferite, perché chi contempla ama e l'amore trasforma. Allora trasformiamoci in ciò che vediamo, impariamo ad amare, impariamo ad osservare e forse saremo trasformati nell'amore, in ciò che noi vediamo, nella bellezza. Contemplare. Prenditi tempo, soffermati, consuma gli occhi verso una creazione di Dio che più ti appassiona.
Oggi fermati davanti ad essa e contemplala a modo tuo. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami.